Il nostro corpo è immobile, disteso, si lascia accogliere dalla madre terra e il respiro è leggero ed ampio che fluisce portandoci il flusso del vivente, portandoci il ritmo polare della vita, la Shae, Dio Shossi, che ci guida in questo viaggio di risalita lungo il fiume della filogenesi. Andremo ad esplorare dimensioni ancestrali, transumane, naturali e spirituali, come risalire alla sorgente stessa del vivente. Avremo modo di attraversare ogni dimensione con il solito atteggiamento di fluire attraverso isomorfismo, benessere o malessere, interruzione o fluidità. Fluiremo attraverso ogni cosa che incontriamo o cercheremo di farlo, grazie al ritmo e al flusso della forza vitale che ci guida e ci accompagna. L'intento sarà di scegliere sempre la sua guida e di consentirne il passaggio. Per favorire questo processo abbiamo a disposizione il trance essenziale e l'integrazione BTE. Cercheremo cioè di sentirlo che passa nel corpo, nell'anima e nella mente e cercheremo di scomparire, restare e fluire. Scomparire l'interruzione, restare e fluire in contatto con la forza. Il tamburo ci guida. Incomincio a sentire la pesantezza. Pesantezza è madre, pesantezza è terra, pesantezza è corpo, pesantezza è materia. E comincio a entrare in questa soglia che si schiude, la soglia di madre terra, l'ordine e il principio del contatto, del nutrimento, dell'ancestro. Quindi sento la pesantezza immobile, sento le sue qualità, divento la terra, sono terra, scompare il mio corpo, i miei confini, a percepire questo essere terra, e come la terra in moto sento che tutto dentro si trasforma, invece tutto viene accolto. Mi sento dissolvere nella terra, percepisco tutte le componenti, sono pietra, sono minerale, la pura esistenza. C'è una condizione di immobilità, di presenza, non altro confine se non l'infinità della terra e delle sue componenti.
ed è in questa resa senza confini nel quale mi dissolvo che incomincio a sentire, a ritrovare il battito che si muove, come il seme che nella terra si è dissolto e il germoglio comincia a muoversi, come piccoli insetti che preparano, che concimano, che creano nell'ambiente intorno le condizioni propizie per il mio germogliare. Sento come seme, come germoglio, dissolversi ogni corazza e sono germoglio vivente che pulsa e cresce nella terra. Crescendo spunta dalla terra. Spuntando dalla terra incomincia come piccolo pianticella, sentendo la forza che dal profondo della madre mi viene grazie al suo nutrimento. Cresco, growing up, sento la spinta della crescita, sento la forza del vivente sotto forma di crescita verso l'alto, mentre le mie radici vanno e si stabiliscono verso il basso. C'è una compenetrazione, le radici sono totalmente immerse e scendono, mentre la pianticella comincia a rinforzarsi, a crescere, a incontrare e a percepire l'aria, il sole, il cielo. Sento la via in su, la via in giù, le mie radici che si radicano e la linfa che mi nutre e mi fa crescere. Sento i rami, sento le foglie, sento ulteriori germogli fino ai fiori e ai frutti. Pianta, albero, vegetale che cresce, dà i suoi frutti, si radica e va verso i cieli, trasformando la luce e nutrendosi di essa. Il vivente vive, vivo sono qui, come pura essenza vegetale, biologica, pulsante, germogliante, fruttificante, fiorescente. Una crescita verso l'alto e verso la luce che a poco anche dissolve i suoi confini, confini che si fanno via via più sottili, portati dal vento. Sento il vento, sento l'aria e sento che a poco divento l'aria. Scompare ogni confine che mi separa dall'aria, tutto muove incessantemente,
libero e leggero, sono aria, null'altro che aria. Tutto si è dissolto nel soffio dell'elemento aria che porta nel vento. Semi di nuova vita. Che fluttua ovunque, in ogni cosa, incessantemente, null'altro che l'ordine dell'aria. Miei corpi sono dissolti nel vento. Mossa e mosso dalle correnti, dagli sbalzi di temperatura e null'altro. Non confine, non incessanta, non incessante, non altro che incessante flusso. Flusso che scorre, flusso che scorre e che via via, facendosi più pesante, diventa acqua che scorre nella terra. L'ordine dell'acqua e del fluire. Mi muove, sono null'altro che acqua che sgorga, che scorre nelle profondità e nelle superfici, valica ostacoli, si espande, si estende, cade, scorre, rallenta o si allarga. Nessun confine se non acqua in contatto con la terra. Ovunque, dentro, fuori, intorno, altro non è che scorrere di acqua. L'ordine dell'acqua e le sue qualità fluiscono nel campo di coscienza. Il dialogo con la terra, lo scorrere verso il mare. Grandi fiumi che scorrono al mare, fino al grande oceano, sono l'onda che va e viene, sono oceano, superficie e profondità, il flusso che scorre, esprime e manifesta l'ordine dell'andare e venire, l'ordine e le qualità
del grande utero degli oceani. Null'altro se non oceano. L'oceano che evapora e questa forza presa dal calore del sole che va verso l'alto si trasforma in fuoco che viene dal profondo e sale. Null'altro che fuoco, null'altro che passione ardente, null'altro che presenza di spirito che arde verso i cieli. Sono fuoco. Ogni distretto dell'essere attraversato dall'ardere del fuoco. Ardere che si fa spirito, essenza pura, essenza spirituale. Senza spazio né tempo, senza forma, se non la pura essenza. Pura essenza cosciente, onnipresente. Decide il suo processo di incarnazione. Con atto di volontà discende e si lascia concepire, e percepisco ora la materia cellulare con la quale la mia esistenza incomincia a manifestarsi in un utero che mi contiene e mi nutre. Poche cellule che incominciano a crescere e a moltiplicarsi, e
e a formarsi come per il seme, ora seme e ovulo della potenzialità del progetto che sono, incomincia a compersi dialogando con l'ambiente uterino che mi nutre e mi accoglie. Percepisco ogni cosa, percepisco la qualità del contatto e del nutrimento, la qualità dell'ambiente intorno, la qualità del ritmo e della pulsazione, la qualità della crescita, della gestazione di me. Dialogo con l'ambiente mi fa crescere, pulsare. Ho coscienza di battito e di crescita. Ho coscienza di pura esistenza, non identificata. So chi sta crescendo, ma sento la crescita, la forma, la polarità e il ritmo, l'organizzazione della vita che prende la sua forma, che realizza il suo progetto. Cresco e comincio a percepire pareti intorno a me, pareti dapprima accoglienti che cominciano a farsi più strette. C'è una certa agitazione, c'è una certa pulsazione, c'è una certa spinta. Certa pulsazione che si fa più intensa. Sento stringere, sento spingere, non so altro. Stringere, spingere, stringere, spingere, farsi tutto più buio e più agitato. La strettoia si fa oscura e apparentemente insormontabile. Che succede? Non lo so. Spazio nuovo, luce, spazio, rumore, contatto. E il battito del cuore e del respiro, la vita autonoma. La qualità di questo battito e di questo respiro e di questa vita autonoma. La qualità del contatto e dell'ambiente
senso di presenza, un certo calore, un certo contatto. E il nutrimento, la qualità del contatto e del nutrimento. Un liquido che entra, un senso di nutrimento e di contatto, un seno, scoprirò poi. Io e la fonte del nutrimento. Esiste altro fuori, il nutrimento. La qualità del nutrimento, la qualità del contatto. Cresce, ci si muove nello spazio, si è soli e poi si è in contatto. Gattonare, i primi suoni e le prime sensazioni visive. Cos'è questo fuori? Cosa viene da fuori? Cosa viene da dentro? Mi muovo, esploro i primi dati di contatto col mondo, la madre e lo spazio intorno. Poi mi alzo in piedi, camminare, le prime parole, i primi riconoscimenti, la mamma. Presenza del padre, della madre, padre, la madre, la stanza dei giochi, muovermi, camminare, giocare, nutrirmi. Parlare. Primo impatto con il mondo là fuori. Io nel mondo là fuori. La scuola materna. Primi contatti con altri bimbi, maestra, giochi. Il mio posto nel mondo primordiale, le prime esperienze che segnano il mio essere nel mondo. E torno a casa e la mamma e il papà e la qualità dell'ambiente di casa e la qualità dell'ambiente dell'asilo e la qualità del mondo intorno a me. E i primi pensieri, le prime riflessioni su di me, sul mondo, i
vissuti, le emozioni, le sensazioni mentre cresco e vado a scuola. Primo giorno di scuola e di nuovo compagni e giochi e studi. Punti di riferimento, maestri, educatori, preti, chi lo sa. Comincio a farmi le prime idee di me e del mondo. E arriva il momento della pubertà, scopro il sesso, la colpa, il piacere, le medie, la competizione, le amicizie, le relazioni. Ciò che ho attraversato è in me, è qui. Non lo so ancora, che stia incominciando il viaggio eroico di accorgermi chi sono e dove sono. Nel frattempo dicevo, e le passioni, gli ardori, i miti, i sogni e la fatica di vivere e gli impegni. Piacere, dolore, realtà e sogni, relazioni, sentimento, amore, passione, ideologia. Istruzione, idee politiche, scelte professionali, università. Ho scelto la mia via, forse. L'impegno, lo studio, la vita, le relazioni. Le fasi post-universitarie, i lavori, le scelte, le relazioni, il figlio, gli amori, i dolori, le ferite, gli ottenimenti, le acquisizioni, i risvegli, le intuizioni, le ricadute e piano piano passerò dagli ultimi anni fino a questi giorni.